Ciao a tutti, siamo qui con Pietro Bambati, Microsoft Evangelist. Vuole parlare oggi di tre questioni fondamentali. La prima è il rapporto di Microsoft con l'open source, la seconda di Web Matrix e la terza di Internet Explorer 9. Vai Pietro, grazie. Beh, ciao a tutti, grazie Wally, mi ospita anche questa volta, il mio secondo WordCamp qua a Milano. E mi fa piacere essere qua anche perché ho l'opportunità di parlare con molte persone. E spesso quando parlo mi rendo conto che molti non sanno che Microsoft fa delle attività nel campo dell'open source. Ad esempio oggi c'è stata una sessione su jQuery e Microsoft ha iniziato qualche anno fa a lavorare come una qualsiasi persona, una qualsiasi sviluppatore open source farebbe per jQuery. E tanto che abbiamo iniziato una collaborazione col team di jQuery e proponiamo plugin per jQuery che, se vengono approvati, vengono realizzati. E qualche mese fa di recente sono stati proprio approvati dei plugin per jQuery che sono disponibili ovviamente come prodotti open source, e noi come un qualsiasi sviluppatore l'abbiamo realizzato. Poi abbiamo partecipato al team di Corporation, ha partecipato a tutte le fasi, insomma, che servono per l'approvazione. Inoltre abbiamo anche alcuni progetti. Oggi parlavamo anche di tecnologie in generale del mondo Microsoft, ho parlato con qualcuno di ASP.NET MVC, che è un framework per lo sviluppo web che Microsoft ha rilasciato negli ultimi anni. Anche questo è un progetto scaricabile con tutti i codici sorgenti, open source. Quindi diciamo ci sono parecchie iniziative dentro il mondo Microsoft che si occupano in generale di tutto quello che gravitano intorno al mondo open source. Abbiamo anche dei laboratori che si occupano poi di fare test di interoperabilità tra le diverse piattaforme, e in molti di questi laboratori nascono poi quelli che sono i prodotti che andiamo poi a presentare. Come l'anno scorso mi ricordo che parlai dell'integrazione di Internet Information Server, il server web nativamente presente su Windows con PHP proprio qua al WordCamp. Quest'anno invece sono venuto a parlare, a raccontare le novità per quanto riguardava Web Matrix, che è un tool che abbiamo rilasciato a gennaio di quest'anno, che è integrato con una gallery di applicazioni open source di diversa natura, gestite in autonomia della community, e tramite Web Matrix è proprio semplice scaricarle, farle funzionare su Windows, ma anche poi dalla stessa installazione poterne fare la pubblicazione su dei siti di hosting che supportano Web Matrix in modo molto molto semplice. Quindi abbiamo voluto un po' cercare di dare uno strumento che sia semplice da utilizzare per chi magari non fa sviluppo professionale di siti, o semplicemente vuole mettere su un sito anche magari un cliente velocemente e ha bisogno di una soluzione rapida per poterla personalizzare poi la pubblicazione. E poi oggi avrò uno speech molto breve su Internet Explorer 9. Anche questo è uno degli impegni di Microsoft per creare un web che sia il più possibile compatibile, ecco, con quelli che sono gli standard attualmente presenti sul mercato. Sono anni ormai che lavoriamo con gli enti di standardizzazione per quanto riguarda l'HTML5, i CSS3 e tutti in generale gli standard del web di oggi. E poi abbiamo un approccio che secondo noi sembra corretto, cioè quello di andare a inserire all'interno dei prodotti, quando vengono rilasciati Internet Explorer 9 in questo caso, le versioni stabili delle specifiche, mentre dare la possibilità comunque agli sviluppatori di provare quelle specifiche che non sono ancora così standard, senza però inserirle direttamente nei browser mainstream, quindi quelli che finiscono sulle macchine di tutti, ma avere un sito separato dove questi test possano essere portati avanti. Abbiamo anche da poco rilasciato la Platform Preview 1 di Internet Explorer 10, che viene rilasciata solo col motore e quindi non ha una vera e propria interfaccia per poter essere facilmente utilizzata per la navigazione, ma in cui si possono provare le ultime novità riguardo ai CSS3 o all'ECMAScript 5 del JavaScript, ad esempio. Quindi in generale
una delle cose che facciamo in Microsoft è appunto puntare molto sulla parte di interoperabilità tra piattaforme diverse e linguaggi diversi. Un'altra cosa che magari è meno conosciuta è la piattaforma Windows Azure. Windows Azure è una piattaforma di cloud computing di Microsoft. Anche questa piattaforma è stata pensata per essere fondamentalmente aperta, quindi utilizzabile da qualsiasi piattaforma che sappia fare una chiamata GET HTTP e che riesca in qualche modo a fare parsing di file XML. Scusate. Questo è quanto. Grazie mille Pietro, è stato gentilissimo. Grazie a voi.